Buongiorno a tutti, vediamo allora la seconda parte della difesa di Paolo davanti ai suoi fratelli, ai fratelli giudei. Paolo racconta, eh, la, ha raccontato la, la sua vocazione e qui abbiamo una visione avuta a Gerusalemme di cui il redattore, Luca, non ha parlato, ehm, però eh, la sappiamo da, da Paolo qui. Leggiamo i versetti 17-20. Mi accadde che, ritornato a Gerusalemme mentre pregavo nel Tempio, fui trasportato in estasi. E vidi lui che mi diceva, affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E io dissi, Signore, essi sanno che facevi imprigionare per cuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente, approvavo e custodivo le vesti di quelli che lo uccidevano. Allora mi disse va perché io ti, ti manderò lontano alle genti. Paolo allora racconta eh, quando ritornò a Gerusalemme, eh, io, sarebbe probabilmente quando Paolo scappa da Damasco, come ricordiamo, calato con una cesta giù dalle mura e poi va a Gerusalemme, perché sopo, poco sopra ha eh, parlato della sua, eh, della sua vocazione, che è, è avvenuta sulla strada di Damasco, come sappiamo. E Paolo, da, da giudeo a Osservante, Va, era andato nel Tempio a pregare. A Gerusalemme, si andava nel Tempio a pregare, e fu trasportato in estasi. Ecco qui ha la visione. E il passaggio in questione cioè del ritorno a Gerusalemme è al capitolo 9, al versetto, 20, al versetto 26, insomma, è nel è il contesto. Ecco, mi fermo un attimo sulla parola estasi, ecco, perché noi eh, facciamo una gran confusione. Eh, L'estasi, alcuni dicono che sia eh, così una, una fuoriuscita, non so come chiamarla, ecco, uscire dalla propria mente. Ecco, abbiamo, eh, abbiamo una percezione. Eh, falso-carismatica di queste cose, eh, quelli che vanno in, in estasi, cioè eh, che vuol dire letteralmente eh, in greco ex stasis, vuol dire dislocamento, eh, stare al di, al di fuori eh, di noi stessi, che vuol dire avere una visione sovrannaturale, quindi in quei momenti non si è più Cittadini del mondo, però il grande errore è pensare che uno anche vada fuori di testa nell'estasi. estasi. E invece i veggenti che ci sono sempre stati nella storia della Chiesa e anche nella storia antica: Gad, Daniele, Isaia erano anche erano veggenti. E il veggente rimane. Eh, con tutte le sue facoltà e la sua ragione personale, la razio, ecco. però eh, vede qualcosa che eh, sulla terra non ci sta, allora è come trasportato fuori di sé in questo senso, ma eh, i profeti che avevano le visioni Dell'Antico e del Nuovo Testamento rimanevano perfettamente lucidi. Ecco, questo ad esempio, la, l, il termine, il significato del termine a livello letterale vuol dire, come ho detto, dislocamento. Oppure nei Vangeli vuol dire stupore. Anche questo ci sta, è chiaro: vedi qui eh, Qui paolo vede il signore addirittura e il termine dislocamento ecstasis lo troviamo in aristotele e plutarco negli scritti greci con questo significato e quindi così mi interessava mettere un po le cose a posto perché Pensiamo a uno in estasi che comincia a urlare, e poi non so, a, a dire delle parole strane. E invece no, eh, i veggenti ricevevano delle parole che dopo dovevano comunicare al popolo e quindi erano estremamente, estremamente lucidi, seppure erano trasportati appunto eh, in un altro luogo, che non è un luogo però... È, in un'altra dimensione si potrebbe dire, e infatti, poi, subito dopo Paolo dice che vidi lui e vidi il Signore. E ricordiamoci che al versetto 14, nella, nella prima parte del discorso di, di Paolo, eh, le parole di Anania diciamo, ti ha predestinato per vedere il giusto. Ho spiegato che il giusto eh, probabilmente è proprio il Messia. Allora si attuano qua le parole del Signore, dette eh, attraverso Anania. E qui veramente Paolo vede il Signore, come poi abbiamo visto che, che il Signore gli è vicino anche in altri momenti. E soprattutto per confortarlo e per, e per rassicurarlo ecco, in mezzo a tutti questi pericoli. E, e il Signore gli dice, esci presto da Gerusalemme perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. Ecco, probabilmente Paolo eh, in quel momento pensava... Eh, eh, di dare questa testimonianza a Gerusalemme prima, infatti, subito dopo, al versetto 19, eh, fa il racconto di come era zelante nel giudaismo fino appunto a percuotere, a imprigionare quelli che erano venuti alla fede di Gesù e poi, soprattutto, anche che quando Stefano veniva lapidato. Saulo approvava e custodiva le vesti di quelli che uccidevano Stefano. Qui Paolo lo dice perché probabilmente era convinto che a un giudeo di questo zelo, ecco, così, così forte per la sua religione. Pensava forse che i, proprio per questo i, i suoi fratelli giudei lo lo ascoltassero e credessero anche loro. E invece il Signore gli dice: Guarda, che c'è la appunto la, eh, Gesù. Previ, beh, prevede, gli dice che questa testimonianza non, non l'avrebbero mai accettata, come poi vediamo anche oggi. Quindi ehm, eh, poi spiegheremo un po', ecco, ma negli spunti, ma. Ehm, e allora il Signore gli dice: adesso, eh, dice, adesso va, ecco, lo manda, e poi gli dice: ti manderò lontano alle genti. E abbiamo visto, infatti, che è avvenuto così: i tre viaggi di Paolo, i due eh, eh, i viaggi di Paolo, e poi l'ultimo verso Roma, da cui poi. Paolo non, terrà, non tornerà più indietro, però vedete che la, la sua missione è soprattutto per i gentili, cioè per i pagani. Anche se, come abbiamo visto, Paolo ricorda le altre parole del Signore quando gli dice per annunciare la, la salvezza. Alle genti e a Israele, quindi anche Paolo, abbiamo visto che, eh, nonostante tutti i pericoli, continua ad andare nelle sinagoghe. Eh, leggiamo il versetto 21: eh, L'ho già commentato: eh, va perché ti manderò lontano alle genti, ecco. Ehm, e vedremo cosa succede subito dopo. Dopo queste parole, decisivo, ecco, eh, Paolo qua rivela lo scopo della sua missione, sono veramente i gentili, soprattutto. Vedete che qua non, eh, non viene menzionata invece quella parola che ho detto prima del Signore, eh, che c'era anche Israele, l'Israele della diaspora. Chiaramente, cioè di quelli che erano disseminati, i giudei disseminati per tutto il mondo allora conosciuto. Ecco, allora leggiamo il versetto 22, e fino in fondo: Fino a questa parola lo avevano ascoltato, ma allora alzarono la loro voce, gridando: Togli dal mondo costui, sì, non deve più vivere e poiché continuavano a urlare, a gettare via i vestiti e a lanciare polvere in aria, il tribuno ordinò che fosse condotto nella fortezza, dicendo di interrogarlo a colpi di fragello al fine di sapere per quale motivo urlassero contro di lui in questo modo. Ma quando l'ebbero disteso e legato con cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava accanto, Vi è lecito flagellare un uomo che è romano, non ancora condannato? Udito ciò il centurione si recò a riferirlo al tribuno dicendo, Che cosa stai per fare? Quest'uomo infatti è un romano. Allora il tribuno accostatosi gli disse, Dimmi sei romano ed egli disse, Sì. Il tribuno replicò. Io questa cittadinanza l'ho acquistata con una grande somma. Paolo allora disse: "Io invece lo sono di nascita". E subito quelli che stavano per interrogarlo si allontanarono da lui e anche il tribuno ebbe paura rendendosi conto che era romano e perché lo aveva fatto legare. Ecco, allora abbiamo detto del versetto 21 questa eh, questa ultima parola del Signore eh, ti manderò lontano alle genti che non viene accolta eh, anzi provoca un altro tumulto eh, probabilmente ancora più, anzi non probabilmente ce lo dice il testo eh, un furore ancora più acceso che non prima quando la folla lo riconosce, e tente di, la di lapidarlo. Eh, lo, lo vediamo anche dai gesti che, che fanno. Eh, ehm, riguardo a questa, ehm, diciamo così, a questa contrarietà, ecco, gli, 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 i giudei non, non accettavano questa andata ai pagani. Eh, eh, e appunto, come ho detto prima, era proprio la parola scandalosa che non potevano sopportare. E allora alzano la loro voce gridando: togli dal mondo costui: sì, non devi più vivere, lo vogliono proprio fare fuori, ecco, ucciderlo. È una rabbia omicida. E poi lo vediamo anche, anche dai, dai scusate dai gesti e poiché continuavano a urlare e a gettare via i vestiti e a lanciare polvere in aria dice sono dei gesti tipici del giudeo quando ode qualcosa che per lui è una bestemmia eh, ricordiamo anche il processo a Gesù quando, eh, quando Gesù eh, si eh, si qualifica come figlio di Dio e Messia davanti alla sinagoga, scusate, davanti al Sinedrio, e appunto il Sommo Sacerdote fa proprio uno di questi gesti: si straccia le vesti e poi dice: Bestemmiato. Sono dei gesti: si chiamano esecratori ecco la bestemmia doveva essere vendicata e dal comportamento di questi giudei capiamo anche che pensavano è proprio che paolo avebbe, aveva detto aveva detto una bestemmia cioè questa apertura alle genti e cioè per loro il dio creatore padre della nazione eh, che aveva eletto il popolo ecco, eh, non possono sopportare il fatto che in eh, quel momento storico lì il Dio creatore ecco, era il momento di andare alle genti ma di questo ne parleremo negli spunti ecco. questa formula queste, questi gesti figurati che si facevano eh, esternamente per esprimere lo sdegno davanti a un qualcosa che qui sembra proprio una bestemmia oppure un'offesa un alla sovranità nazionale, una cosa del genere. Insomma, ecco, sono dei gesti esecratori, cioè che esprimono la maledizione e l'invocazione dell'ira divina che poi non arriva, ci pensavano poi loro a far fuori Paolo, oppure chiedono qui al tribuno di toglierlo di mezzo. Non deve più vivere, sono parole di una, di una violenza inaudita. Togli dal mondo costui, eh, sono parole di una come ho detto appunto di una che esprimono un odio fanatico. Ecco, a questo punto Paolo eh, c'è una tensione tale che non può più parlare e quindi non parlerà poi più con i suoi fratelli Giudei. Ecco, da qui in poi vediamo brevemente quello che succede, ma il testo è molto facile. Eh, allora il tribuno per evitare il linciaggio come era successo prima, che la folla premeva, vi ricordate? E i soldati erano stati costretti a portare via Paolo di peso mentre la calca della, della folla tentava il linciaggio. E qui, siccome era già successo questo episodio, il Tribuno capisce subito che è meglio mettere in prigione. Paolo per salvargli la vita e per adempiere a, a, al dovere giudiziario che si vede che il, il, il diritto romano insomma per qualche barlume funzionava insomma. E, e allora però poi il tribuno pensa di estorgerci, estorre, come si dice, estorcere a Paolo una confessione sotto tortura. Questo è gravissimo, per quello che prima ho detto che anche, anche il diritto romano che studiava nelle nostre scuole poi di fatto era in mano a uomini, ecco, per quanto fosse positivo, eccetera, però eh, vediamo anche... Eh, cosa fa Pilato col Signore sapeva bene che era innocente però poi per quietare la folla lo mette a morte ecco, eh. nei Vangeli e negli atti degli Apostoli eh, queste istituzioni umane ecco, sono tratteggiate eh, di, con, una, eh, con una certa con un, eh, con un certo pessimismo, ecco, la giustizia umana è sempre viziata, eh, in, tutte, in tutte le epoche. Ecco, perché l'uomo è fatto così, la legge non basta. Eh, c'è quel proverbio che dice, fatta la legge, fa, eh, fatto l'inganno, trovato l'inganno, è eh, proprio così. E quindi vedete che qui eh, c'è la prospettiva di una tortura sotto il flagello per, per sapere qual era la causa per la quale questo popolo continua a urlare e a chiedere la morte di Paolo. Allora era tutto pronto, qui dice disteso, perché il verbo eh, lo potete vedere dalla, dalla nota. Vuol dire stendere, protendere, proteino. Teino vuol dire stendere. E potete vedere anche questi, questi due passaggi del secondo libro dei Maccabei, dove vuol dire proprio così. Quindi non, non si sa come l'avevano... Alcuni dicono che l'avevano steso lungo la colonna, altri dicono in terra, però no, non è che ci interessa tanto. Il fatto è che si preparava una flagellazione, sappiamo bene cosa comportava la flagellazione, la conosciamo dai Vangeli, poi non si sa ecco, se erano eh, di, le, le, le strisce di cuoio, se c'erano appunto i ganci che scarnificavano la pelle, però certo eh, era un supplizio, un, una, una, una tortura ecco, molto dolorosa. Quindi, a un certo punto, al versetto 25 era già legato, tutto era pronto. E, e qui, a un certo punto, Paolo eh, e parla. Ecco, allora. Capisce che l'unica via di uscita è appoggiarsi appunto al diritto romano. E allora parla col centurione e gli dice: Guardate, che io sono, sono cittadino romano, vi è lecito flagellare un cittadino romano senza essere ancora condannato. E la flagellazione si, si faceva quando l'imputato era stato condannato dopo il processo e, e quindi ci, qui paolo mette in evidenza un'infrazione dell'autorità dell il centurione allora che, che sente che era l'addetto ecco, a gestire questa questa tortura e, e, è tutto spaventato va dal tribuno e, e gli e gli dà la notizia che Paolo è un cittadino romano. E allora il tribuno va a sentire direttamente da Paolo, glielo chiede se era veramente cittadino romano e Paolo gli rispose sì. E poi c'è questo dialogo che ci fa vedere che Paolo era un romano genuino molto più del tribuno. <ride> Infatti, il primo dice: che Questa cittadinanza l'ho acquistata con una grande somma e Paolo dice: No, io lo sono di nascita. Quindi, eh, Paolo era romano genuino, mentre l'altro eh, aveva dovuto pagare per avere la cittadinanza e per avere tutti i, 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 le, i vantaggi. Che aveva un cittadino romano, come sappiamo, rispetto a tutti gli altri. Sappiamo anche che la pena di morte era, era diversa. Per gli uni, era eh, la decapitazione, per gli altri eh, gli schiavi, eccetera, era la crocifissione. Ecco e quelli che non erano eh, cittadini romani ecco, erano, eh, erano persone nell'impero che erano sottomesse a tutti. Ecco, eh, allora, quelli che lo stanno per fustigare, per poi, come abbiamo detto, estorcere una specie di confessione, forzata, eh, capiscono che anche loro se, se continuano e se avessero iniziato eh, la tortura avrebbero commesso anche loro una contravvenzione alla legge e quindi si allontanano da lui. Ecco, a un certo punto c'è anche probabilmente un, se, un certo sentimento di, di paura perché Paolo poteva denunciare questi abusi. E, e poi dice ehm, che anche il tribuno, infatti, lo dice subito dopo: anche il, il tribuno dice anche perché avevano paura. Quindi, poi, anche il tribuno aveva paura di una denuncia eh, perché si era reso conto che era un romano, e poi anche perché aveva già commesso un'infrazione, l'aveva fatto legare e non avrebbe potuto, doveva prima essere processato. Eh, il tribuno, il Chiliarchos in greco, eh, eh, nell'organizzazione militare romana, era il comandante di una corte di circa 600 soldati, dicono così eh, 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 le cronache. Eh, come grado era equivalente circa al nostro maggiore o, o al colonnello oggi. Ecco, quindi era un personaggio di un certo spicco e vediamo che appunto questo maggiore, questo, tiene, questo colonnello eh, dal punto di vista del, del diritto romano era un romano di serie B, mentre Paolo è un romano di serie A, ecco, di nascita. E e quindi poi da, da adesso in poi vedremo tutta la traversia, i racconti successivi di Paolo che poi sarà costretto, come vedremo, ad appellarsi a Cesare. Faccio un solo spunto, però voglio ampliare un po' il, il, quello che mi sembra il tema centrale della pericope di oggi, e cioè lo scandalo. Eh, anche Paolo dà scandalo ai giudei, ai suoi fratelli di fede. E ricordiamo appunto eh, la parola del Signore che gli aveva detto ti manderò lontano alle genti oppure ai pagani. Ecco la stessa cosa. Eh, Israele, perciò, eh, l'Israele indurito, ecco, quello che non ha accolto la rivelazione del nome del Messia, cioè che era Gesù di Nazareth, non solo odia Paolo per questo, ma risetta il piano di Dio. Adesso spiego cosa, cosa intendo dire. Cioè, da quello che abbiamo visto Paolo era considerato un traditore perché aveva, era, un, era un giudeo fervente, zelante, come abbiamo visto, eh, però adesso eh, andando agli esenti eh, è visto questo come un tradimento. Ecco, eh, guardate che anche oggi se un giudeo, un, un, un ebreo si converte al cristianesimo, eh, viene viene rigettato, eh, io li ho visti con i miei occhi questi casi, viene rigettato da tutta la sua famiglia. No, certo non, ci so, non avvengono episodi violenti, però tutta la famiglia lo lascia solo. Ad esempio se voi vedete, già avete letto, ho visto il film su Edith Stein, che si era convertita ed era ebrea. Persino la madre non la riconosce più. Ecco, qui è chiaro che c'è un furore spaventoso, per cui bisogna pensare che Paolo, a questo punto, viene definito, viene considerato un traditore della nazione. E poi ci sono anche altri elementi che voglio spiegare. Primo ho detto che L'Israele, um, eh, che si è indurito, come dice anche Paolo nelle lettere, e come abbiamo visto anche qui eh, negli Atti degli Apostoli, questo tema, l'indurimento vuol dire l'ostinazione, ecco, vuol dire anche una, una buccia callosa sul cuore, per cui il messaggio di Dio eh, non può entrare. Eh, impermeabilità si potrebbe anche dire alla parola di Dio. Ecco, ma eh, l'Israele indurito, come ho detto, rigetta anche il piano di Dio insieme a Paolo e eh, adesso lo vorrei, lo vorrei spiegare. Precedentemente avevo parlato appunto di quando si parla eh, nella Bibbia della eh, dell'entrata delle genti alla vera fede, alla conoscenza del Dio creatore, poi tutto il resto, il Messia, eccetera. Ci sono dei testi che sono precisissimi, ma ce ne sono tantissimi. Io ve ne leggo qualcuno per farvi una carrellata nell'Antico Testamento dove si parla proprio dell'apertura alle genti in tantissimi luoghi. E alcuni sono, uh, 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 alcune profezie su questa quest apertura sono piuttosto interessanti e sono molto precise. Ad esempio, possiamo leggere il Salmo 67,4, che è molto interessante. Eh, qui il vero Pio ebreo, ecco, dei Salmi, Prega Dio che ci sia questa apertura ai pagani. Ecco, questi sono i veri giudei. Leggiamo solo qualche, eh, qualche versetto: dice: Ti riconoscano i popoli o oh Dio, ti riconoscano i popoli, popoli, tutti. Riconoscerlo vuol dire che. Eh, aderire non più agli idoli, ai, agli idoli dei pagani, ma al Dio creatore. Poi potete leggerlo tutto, quel salmo lì è bellissimo, è una preghiera, dove, come ho detto, il vero giudeo, amittì, è genuino, come dicono gli ebrei, si augura questa apertura ai pagani. E poi adesso leggiamo invece un, un passaggio ancora più significativo in relazione al Messia, ma ce ne sono tanti, ne ho preso uno. E Isaia, che vi leggo solo, non leggo tutto il passaggio, sono diversi versetti, parla del Messia, come, abbiamo, come sappiamo, è Dio che dice, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio, questo è il Messia. Ho posto il mio spirito su di lui egli porterà il diritto alle nazioni. Ecco qua è molto interessante, non solo perché parla delle nazioni, che erano appunto i gentili o i pagani che si voglia dire, ma il, il Messia doveva portare una... <ride> Un diritto doveva dire qualcosa in più di quello che era l'insegnamento della Torah. Questo lo sapevano tutti, anche i samaritani. Se voi leggete il capitolo 4, mi sembra, del colloquio di Gesù con la samaritana, lei dice, ma sappiamo che quando verrà il Messia ci insegnerà tutto. E quindi ci, ci, si aspettava appunto... Sappiamo da Gesù che si tratta di un compimento, eh, però questo vuol dire anche che la, che la Torah eh, non è affatto, diciamo così, eh, la, um, una legge che, eh, eterna. Ecco, eh, mancava tutto quello che doveva dire il Messia, che, che doveva annunciare il Messia. Certo, la, la, la Torah è importantissima, ecco, è scritta dallo Spirito Santo, indubbiamente, però eh, le profezie ci dicono che il Messia eh, doveva continuare, doveva completare eh, la rivelazione. Con Cristo si arriva al culmine della, della rivelazione, cioè eh, della Bibbia, se vogliamo dire. Perché Dio non ci ha detto tutto subito, bisogna aspettare il Messia perché Dio ecco, ci trasmetta tutto quello che ha pensato sull'uomo e sull'umanità. E lo sappiamo solo con Gesù, tante cose non le, sappiamo, non le sapevamo, cioè i giudei non le sapevano. E il punto centrale, come ho detto tante volte, è l'apertura alle genti. Ecco quindi e poi continuiamo. Isaia, dice per la sua dottrina, vedete, eh, qui c'è addirittura la, la dottrina, la Torah, Torah vuol dire in ebraico insegnamento, la, la legge di Mosè, per la sua dottrina saranno in attesa le isole. Qui è in poesia, le isole nelle profezie sono quei luoghi in cui non ci si arrivava, erano lontanissimi, erano i territori più lontani. E quindi, qui parla di tutta l'umanità: è un modo di dire. Sappiamo che gli antichi pensavano che il mondo finisse alle colonne d'Ercole nello stretto di Gibilterra. Però eh, sapevano che più in là c'erano le isole. Tarsis era territorio più lontano, secondo loro, ma le isole sono proprio quei territori sconosciuti, ecco, dove non ci si arrivava per nave. E vedete che allora il Messia aveva una missione per tutta l'umanità. E quindi c'è anche qua in Isaia questa apertura chiarissima non si può sbagliare, non è un'interpretazione, qua è sicuro. Poi dice, io il Signore ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo, e poi c'è questa formula bellissima, e luce delle nazioni. Eh, beh, il tema della luce sarebbe bellissimo parlarne, ma eh, andiamo un po' fuori tema. La luce delle nazioni, Isaia 42, 1,6, ma potete leggere tutto l'oracolo, ecco. Poi c'è un altro che ho scelto, che secondo me è interessantissimo. Eh, lo leggiamo nel libro di Tobia, quindi in un, in un libro più tardo rispetto a Isaia, siamo qualche secolo ambientato nell'esilio, comunque è un testo d'autore canonico, ma siamo sempre prima di Cristo, quindi è molto interessante. Tobia dice tutte le genti che si trovano su, su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità. Ecco Qui dice si convertiranno addirittura abbiamo visto infatti eh, nei viaggi di Paolo che eh, Paolo fa un grande bottino, ecco, prendendo un termine sempre dalle profezie. Ecco, e poi vedete che la missione, questa missione alle genti del Messia è fatta dalla Chiesa, e qui c'è un mistero, perché ehm, erano uomini come noi, però il Signore agisce dentro di loro, come abbiamo visto. In tanti. Ricordiamo quella parola del Signore. Quando dice, andate in tutto il mondo, fate discepole tutte le nazioni, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Affidato questo piano meraviglioso agli uomini, Dio. Questo è stupefacente. Per concludere, vuol dire che allora vedete che questo elemento dell'apertura alle genti è scandaloso. E capiamo da qui anche: capiamo meglio anche lo scandalo di Gesù, che dava scandalo perché? Perché aveva un'apertura un verso, verso tutti a 360 gradi e questo dava fastidio andava a mangiare con i peccatori lo chiamano mangione beone amico dei pubblicani e delle prostitute gli dicevano eh, ma possiamo dire tante cose per le quali gesù dava scandola a questa mentalità che abbiamo visto benissimo di questi giudei del tempo non si poteva neanche frequentare i pagani, come abbiamo visto dai, dai capitoli che parlano dell'incontro di Pietro con Cornelio, oppure qui a Gerusalemme viene trovato quel collaboratore di, di Paolo che, che non era ebreo. E scatta il furore perché pensavano che l'avesse introdotto nel Tempio e quindi avesse pro addirittura profanato il Tempio, questo l'abbiamo letto da poco. Quindi capite che c'era una mentalità, uno zoccolo veramente durissimo, eh, di mentalità che, che più o meno è un po' molto più attenuata oggi perché. I giudei si sono abituati a vivere a contatto stretto con i pagani, ma allora era radicatissima. E quindi capiamo, come ho detto, questa apertura a 360 gradi di Gesù che dava fastidio, dava scandalo. Oppure ci sono le sue puntate che leggiamo nei Vangeli nella Transgiordania, era un popolo pagano. Gesù attraversa il Giordano e va in questi territori, e caccia i demoni, benefica anche i pagani, oppure possiamo ricordare invece qui a nord, verso i confini di Tiro e Sidone, che benefica una cananea, una pagana. E poi anzi la loda, grande è la tua fede, gli dice. E tutte queste cose erano cose che davano scandalo, quindi che andavano contro questa mentalità chiusa ecco, di un popolo chiuso nel suo guscio, ecco, con questo sentimento nazionale esagerato. C'erano ecco, solo loro, il mondo era diviso in due parti, da una parte i giudei e dall'altra tutto il mondo. Adesso non sto a fare un esame psicologico di questa mentalità, però capite che era un, era un, era un inciampo per gli apostoli eh, grandissimo, spaventoso e come vediamo oggi si rischia la vita. Poi vediamo Gesù che tocca il lebroso, non avrebbe potuto farlo neanche incontrarlo perché i lebrosi dovevano stare eh, lontano dai centri abitati e quando passavano dovevano gridare che erano oh, lebrosi. E invece Gesù lo accoglie e, e poi contravviene anche alla legge di Mosè, prima perché lo ha accolto, poi anche perché lo tocca e lo guarisce. <ride> Noi non abbiamo questa mentalità, facciamo un po' di fatica a, a capire, però insomma, qui si vede bene. Ecco. Che fatica cambiare le mentalità. Vabbè, per fare un esempio, siamo ritornati al razzismo, sia in America ma anche in Europa. Con i migranti eh, una cosa che si pensava finita finalmente eh, dopo le lotte di martin luther king eccetera faccio un esempio di tante cose ma ritornano sempre fuori cioè come è difficile cambiare la testa degli uomini eh, questo bisogna tenerlo presente concludo ecco l'israele L'Israele che è indurito, c'era anche l'invidia, e eh? Luca ce lo dice diverse volte, almeno due o tre, non mi ricordo. L'invidia, perché vedevano che Dio era con gli Apostoli, qui è l'invidia spirituale. Eh, il primo omicidio, Caino e Bele, era, è stato un, un omicidio spirituale, eh, mosso dall'invidia perché Abele era gradito a Dio e Caino no. Eh, però il Signore lo rimprovera, dice ma il peccato è accovacciato alla tua porta, ma tu dominalo. E invece che obbedire a Dio, Caino uccide il fratello, perché, era, perché il fratello aveva il favore del Signore. Questo è un discorso molto lungo, però nella Bibbia si vede tantissimo questa... Invidia spirituale rispetto al rapporto con Dio, al favore oppure ecco, come ho detto adesso, io credo che sia una, uno dei moti più, più pericolosi. E lo vediamo sempre anche ne, nella storia della Chiesa che anche tantissimi santi ecco, che subivano questa invidia sono stati. Sono stati massacrati ecco, con le calunnie, ecco. alcuni sono dovuti, hanno dovuto presentarsi davanti al sant'uffizio, all'inquisizione. All Poi ricordiamo alla fine anche l'invidia, ce lo dice Marco, l'invidia eh, dei sommi sacerdoti rispetto al Signore. Vedete che non, non, non combinate nulla, tutto il mondo gli va dietro. Ecco qui è tipico, è l'invidia. Quando uno ha successo e lo vorresti tu il successo e nel suo successo ti, eh, ti diminuisce a te la, 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 la visibilità, allora scatta questa invidia omicida. Ecco. <coughs> Ho cercato un po' di, di spaziare, anche di fare un'indagine psicologica, spirituale, ecco, dei, dei moti dell'uomo, ecco, ma ci sarebbe da parlare per dei giorni. La Bibbia è ricchissima, la Bibbia ha una psicologia formidabile, va al centro del problema dell'uomo, che è appunto il peccato, e sono i nostri moti negativi che abbiamo fin dalla nascita, dal, dal peccato originale, bisogna chiamarlo come è sempre stato chiamato. E, e quindi eh, così vediamo Paolo che eh, riesce a trovare una via di uscita, però non è finita e lo vedremo nelle, nei racconti successivi. Pace bene a tutti e buona giornata.